gesto di responsabilità sociale. Hanno seminato nuove piante in un'area del Parco Nazionale del Vesuvio particolarmente colpita dai devastanti incendi dell'estate 2017 per favorire il restauro della vegetazione perduta e rendere rigoglioso un territorio ricco di splendidi sentieri. Protagonisti nella mattinata di domenica i figli dei dipendenti della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. Anche quest'anno, infatti, la banca ha aderito all'iniziativa nazionale Mi Illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Illumino di Meno è la giornata nazionale per il risparmio energetico, per gli stili di vita sostenibili, e in occasione dell'adesione abbiamo pensato, a parte che abbiamo spento le luci delle nostre direzioni e divulgato un decalogo con 10 semplici regole da seguire per adottare uno stile di vita sostenibile, abbiamo pensato di continuare nell'evento di piantumazione del Vesuvio, laddove i devastanti incendi del 2017 hanno distrutto parte della vegetazione. Abbiamo pensato di coinvolgere questa volta anche i ragazzi, i figli dei nostri dipendenti, per rimboschire appunto queste aree andate bruciate in un luogo simbolo per la nostra comunità, qual è il Vesuvio. Quindi diciamo, vogliamo ridare al territorio quando è andato perso a causa di quegli eventi. Un'iniziativa che rientra nelle attività di responsabilità sociale che la banca porta avanti per favorire la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile e dare un contributo per lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni. Una bella giornata di sole e noi ne abbiamo approfittato per portare la Banca di Credito Popolare, i dipendenti, i figli e soprattutto i ragazzi, a fare un gesto di responsabilità sociale alla quale la Banca di Credito Popolare tiene molto e ha lanciato una serie di programmi e di progetti che ci vedono impegnati proprio nella sostenibilità del futuro. Noi pensiamo molto che la sostenibilità sia il driver per la crescita e lo sviluppo non solo del nostro tessuto sociale, ma soprattutto delle imprese. Quindi è un tema sul quale noi daremo dei messaggi molto importanti alle imprese del territorio e siamo convinti che su questi driver si possa realmente continuare a crescere. Nel segno della legalità, della sostenibilità dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente. Non a caso oggi abbiamo voluto che fossero i protagonisti i figli dei dipendenti, i figli dei soci, perché innanzitutto credo che i giovani abbiano maggior senso di responsabilità rispetto a noi adulti, quindi su questi temi ci danno un grande esempio. Il secondo perché in un certo senso diano una responsabilità anche a noi che siamo attualmente, diciamo, la parte che dovrebbe immaginare di come scrivere il futuro per loro. Quindi è un bellissimo incontro e quindi ringraziamo ovviamente l'associazione Ovest Vesuvio per averci accompagnato in questa importante attività. Quando le sinergie sul territorio, quelle buone, si mettono insieme, sappiamo fare anche belle, bellissime cose. Questa non è la sola attività che noi facciamo, perché già al nostro interno abbiamo adottato dei processi gestionali per ridurre appunto l'uso delle risorse, sensibilizzando anche ovviamente i nostri dipendenti in questo. Abbiamo con il progetto Plastic Free donato a tutti gli studenti delle scuole superiori della nostra città delle borracce in alluminio, le abbiamo donate a degli enti sul territorio, abbiamo distribuito ai nostri collaboratori le tazze in ceramica per limitare l'uso della plastica. Insomma, siamo attenti, cerchiamo di sensibilizzare l'attenzione al tema ambientale anche con queste piccole iniziative, che però diciamo possono essere, se fatte poi in sinergia con altri enti, altre associazioni sul territorio come l'associazione Oasi Vesuvio che ci sta collaborando oggi, cerchiamo di lasciare una piccola traccia soprattutto nelle nuove generazioni che sono il nostro futuro.
L'attività di domenica è stata realizzata in collaborazione con l'associazione fondiaria Oasi Vesuvio, che si occupa della difesa, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio boschivo del Vesuvio. Oggi festeggiamo la giornata del risparmio energetico insieme con la Banca di Credito Popolare, noi dell'associazione fondiaria Oasi Vesuvio, e la facciamo sulle aree, voglio dire, che sono state percorse dall'incendio del 2017, e noi facciamo questo, voglio dire, perché vogliamo che i nostri figli possano vivere un momento migliore, un ambiente migliore, con tutte queste piante che stiamo ripopolando il Vesuvio. Vogliamo che loro, voglio dire, la cosa importante è che ci possano vivere un giorno con tutto quello che stiamo facendo, queste aree oramai devastate dopo l'incendio. Vogliamo che conoscono questo territorio bene, perché, voglio dire, ci abbiamo veramente tanta fortuna alle nostre spalle, e che siano presenti, insomma, per le generazioni future, voglio dire, un momento particolare, voglio dire, di importanza. Thank you.